Ciao ragazzi, bentornati. Claudia è ancora qui con voi, grazie per aver visto il mio video, spero vi sia piaciuto. Come promesso, in questo momento mi trovo in un'altra parte della città di Amsterdam, precisamente nel canale Prinsengracht, uno dei canali che circonda il centro di Amsterdam. E ricordate che avevo anche parlato di una famiglia reale, una famiglia reale olandese, un po' come in Inghilterra, no? Difatti le due casate storicamente sono imparentate tra di loro. Però io il re William Alexander non l'ho mai visto dal vivo, non ci ho mai parlato, non l'ho mai incrociato, però sì che l'ho festeggiato. Voi direte, Claudia, cioè, che cosa stai dicendo? Devi essere impazzita? No, in realtà vi sto parlando del King's Day, nonché il giorno del re, il suo compleanno, che cade puntualmente il 27 di aprile. Per gli olandesi è un giorno di festa, è proibito fare tutto, è tutto fermo. Loro non hanno tante festività nel loro calendario, però questa giornata loro sì che la festeggiano e iniziano già dalla sera precedente con il King's Night, un po' come quando noi festeggiamo il nostro compleanno allo scoccare della mezzanotte. Il giorno dopo, invece, appunto il 27, le persone riempiono le strade dall'alba fino a notte fonda, DJ set a non finire per strada, concerti, locali che lavorano non stop. E tutti cerchiamo di mettere qualcosa di arancione che ricorda il colore nazionale del paese. Dopo il 27 ci sono altre due giornate che cadono come festività in questo periodo di primavera. Questa volta però si passa da un momento dove si danza, dove si canta, dove si sta insieme e ci si diverte, a un momento però dove si ricorda il passato e la sofferenza. Quello a cui mi riferisco è il 4 e il 5 di maggio. Il 4 in particolar modo ci si ricorda delle vittime dell'Olocausto, dei morti di guerra nei campi di concentramento durante il periodo della Seconda Guerra Mondiale. Ecco un'altra giornata di vento. Difatti il re ogni 4 di maggio viene nella Piazza Dam a fare un discorso per ricordare tutte le vittime. C'è una diversità tra quello che è stato il 4 di maggio dell'anno scorso, del 2019, e quello di quest'anno, una situazione completamente diversa perché non si potevano fare raggruppamenti. Il 5 invece è il giorno della liberazione. Che succede? Nella Piazza Dam abbiamo anche un obelisco, nonché il monumento nazionale della guerra. Purtroppo però ci sono tanti altri simboli nella città di Amsterdam che ricordano la Seconda Guerra Mondiale. Uno in particolare, che si trova nel canale Prinsengracht, dove mi trovo io ora e vi ci porterò, attrae turisti da tutto il mondo. Immagino che non abbiate capito di che cosa sto parlando, però sicuramente quando lo andiamo a vedere, sono sicura che capirete. Ragazzi, vi ci porto proprio adesso, andiamo. Ragazzi, vi ho appena fatto vedere una targhetta. Mi riferisco alla casa di Anna Frank. Anna Frank è stata una ragazzina ebrea che ha vissuto ad Amsterdam durante il periodo dell'occupazione nazista. Grazie al suo diario, conosciuto in tutto il mondo, e le sue storie, ci sono arrivate informazioni molto rilevanti su tematiche come il dolore e la paura. Ovviamente la casa nascondiglio in cui lei ha vissuto durante questo periodo atroce è stata poi adibita a museo ed è quello che mi riferisco come simbolo della Seconda Guerra Mondiale, che attrae tutto l'anno turisti che vengono da tutto il mondo. Ovviamente, se siete interessati a conoscere la storia degli ebrei in Olanda e di Anna Frank, potete sempre prenotare un tour in italiano sul nostro sito con me o i miei colleghi. Ragazzi, io vi abbraccio tantissimissimo e soprattutto mi raccomando, be safe e noi ci vediamo alla prossima. Ciao, un bacio!